Il Signore ti sostiene. Hai mai accompagnato un bambino nei suoi primi passi? Se è così, certamente volevi evitargli a tutti i costi i lividi, i bernoccoli e le ginocchia sbucciate, non è vero? Un lettore di Un Miracolo al Giorno ha condiviso questo con me. Impaziente del piano di Dio per me, ho l'impressione che non ne uscirò mai nonostante la mia perseveranza nella preghiera. Sono costantemente perso e solo. Dio ti rassicura oggi. Quando dico sto per cadere, il tuo amore, Signore, mi sostiene. Salmo 94:18. All'inizio è raro che i genitori lascino il loro bambino da solo. Quando barcolla sulle sue piccole gambe ancora fragili e tremolanti, rimangono presenti, molto vicini a lui, e non appena sta per cadere, sono pronti a prenderlo. Il bambino può così scoprire questo nuovo mondo in tutta sicurezza, ben sapendo che la mano che lo tiene saldamente gli impedirà di farsi male. Dio, tuo Padre, ti circonda con la stessa attenzione e con infinita pazienza. Come un buon padre, ti afferra quando ti avventuri troppo lontano e il tuo piede sta per inciampare. Conta sulla sua mano forte e potente. Anche se cadi a terra o ti ferisci lungo il tuo percorso, lui ti rialzerà, ti consolerà, ti guarirà con tenerezza e ti mostrerà il giusto cammino. Per questo puoi andare avanti con sicurezza. Progredire senza paura nel piano che Dio ha per te, perché sai che il tuo Padre perfetto veglia su di te con benevolenza. È sempre al posto giusto, al momento giusto, pronto a prenderti in caso di una tua caduta. Ti invito a pregare con me, se vuoi. Padre, ti ringrazio di vegliare su di me con tanta attenzione, di preservarmi dalle cadute. Anche quando cado, tu mi rialzi, mi risani. Ti lodo per il tuo amore. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.